È vestita come una troia, quindi cerca il cazzo. Salve a tutti, utenti di YouTube, da Leandro, conoscitore italiano. Ebbene, oggi mi trovo qui perché voglio affrontare con voi l'argomento relativo a una frase che molto spesso diversi uomini e ragazzi dicono, no? Che viene associata ad uno stereotipo comune che riguarda i ragazzi e le donne di oggi, no? Infatti, spesso e volentieri un uomo o un ragazzo, quando vede per la strada o anche i mezzi di trasporto, tipo autobus, pullman e via di seguito, anche metropolitane, ragazze o donne che comunque appaiono svestite, appaiono con abiti piuttosto succinti, a volte vanno a dire: vedi, è vestita come una soccola, come una troia, quindi cerca il membro, il reale augello. Ecco, io vi posso andare a garantire che non c'è sbaglio più grande che andare a dire una cosa del genere, andare a riportare una frase di questo tipo. Perché? Perché innanzitutto una donna o una ragazza non è un oggetto e non lo sarà mai, ok? Uno è un essere umano con dei sentimenti, delle sensazioni, delle percezioni, ok? E in secondo luogo, magari quella stessa ragazza o donna che utilizza un abito, o meglio degli abiti piuttosto succinti, sceglie di utilizzarli proprio perché comunque sente il bisogno di farlo in quanto si sente insicura se per esempio va ad indossare, diciamo così, dei pantaloni o dei jeans, quindi magari preferisce lei stessa utilizzare una minigonna, un top scollato, dei tacchi alti, delle autoreggenti o delle calze a rete, va bene? E purtroppo oggi come oggi molti ragazzi e uomini non vanno a capire questo, ma si limitano a guardare le apparenze, si soffermano sulle mere apparenze, quindi l'apparenza per molti uomini descrive com'è la persona. Ricordatevi che ogni persona è una vita, questo che significa che una ragazza o una donna ha una sua vita, una vita che magari può essere considerata sbagliata o una bella vita o scorretta, una vita che comunque fa parte del suo bagaglio di esperienze, bagaglio esperienziale. Va bene? Ricordatevi che nell'ambito delle conoscenze e dei rapporti umani, noi non sapremo mai che tipo di vita ha avuto una persona. Magari per noi appare come una poco di buono, magari per noi appare come una ragazza che si veste troppo sexy, troppo audace, troppo spinta. Ma in realtà quel modo di vestire che ella possiede è frutto della sensazione di malessere che vive, oppure del fatto che magari non era stata notata in età meno elevata e adesso preferisce sfoggiare quel tipo di abito, quei tipi di abiti, per essere, diciamo così, apprezzata meglio. Ma non è che tutte le ragazze e donne che si vestono in un determinato modo, quindi con abiti succinti, cerchino il membro o ricerchino, diciamo così, la voglia di fottere, di fare sesso, per dirsi voglia. Va bene? È semplicemente un modo, barra una maniera di fare, di esporsi. Ok? Purtroppo, ripeto, gli esseri umani si vanno a limitare a guardare l'estetica, senza concentrarsi in quello che c'è dentro a quella determinata persona. Ogni persona ha una vita. Perché quella ragazza magari si veste in quel determinato modo? Io vi posso garantire che non tutte le donne che si vestono in questa maniera qua, quindi con abiti succinti, sexy e via di seguito, cerchino il membro. Va bene? Anzi, a volte lo fanno semplicemente perché si sentono più felici, più soddisfatti e al tempo stesso si sentono più sicure di loro stesse. Va bene? Ma di certo non cercano il membro, come qualcuno può eventualmente andare a pensare. Va bene? Un'altra cosa importante da dire è che lo stereotipo inficia nell'avere determinati ragionamenti che gli uomini e i ragazzi di oggi compiono barra realizzano. Perché? Perché per molti ragazzi e uomini già il fatto di trovarsi davanti a una ragazza viene visto come una poco di buono e non è così. Nell'ambito dei rapporti umani, e alludo e mi riferisco alle ragazze di strada, quelle ragazze ovviamente lo fanno e quindi si mettono molto scoperte col sedere di fuori, con le calze a rete, le autoreggenti e tacchi alti. Loro lo fanno semplicemente perché vogliono
per bisogno, per necessità, perché vogliono che gli uomini si fermino e i clienti vadano con loro, perché così in questo modo ricevono i soldi, la pecunia. Ogni rapporto viene pagato, vi ricordo, o 30 euro per un rapporto orale e vaginale, oppure solo 20 euro per un rapporto solo orale, oppure solo 20 euro sempre per un rapporto solo vaginale. Va bene? 30 euro bocca e la tua, quindi rapporto vaginale. Va bene? Ma loro lo fanno solo per bisogno e vi posso garantire che queste donne che stanno sulla strada, ma anche le escort che stanno a casa, non lo fanno perché effettivamente parlando amino il membro. Gli piaccia fare questo tipo di attività, anzi, a loro fa schifo, letteralmente parlando, questo lavoro. Lo fanno solo per soldi, ok? E se queste donne stanno sulla strada e si vestono in un determinato modo, lo fanno solo per bisogno, per necessità, per mera necessità. Ficcatevelo bene in testa, va bene? Quindi, quando, ripeto, se trovate per la strada prostitute, lo fanno per bisogno e per necessità di mettersi a vestire in determinati modi, barra maniere. Se parliamo invece di ragazzi, che magari stanno sull'autobus, sulla metropolitana, sull'aereo, aspettano l'autobus oppure il pullman, bene, sappiate che lo fanno magari perché si sentono insicure, vogliono essere sicure, vogliono essere notate, ma non è che cercano il membro o i membri. Quindi questo vi fa capire chi avete davanti. Toglietevi lo stereotipo davanti agli occhi e guardate una persona, l'essere femminile, non come oggetto, ma come essere umano, come persona. Dotata di anima e di cervello, di raziocinio. Punto e a capo. Bene, spero di avervi detto tutto in questo video di oggi. Iscrivetevi al mio canale, Il Conoscitore Italiano. Commentate, datemi le vostre opinioni, spolliciate un bel like, ci sta in questo video. E soprattutto fornitemi i vostri giudizi. Ciao e una buona giornata.